Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Imperator Rome. Allora, stavo ragionando, mentre stavo per avviare questo video, sul fatto che alla fin fine non è che ci rimanga poi tanto tempo. Nel senso che il gioco dovrebbe terminare tra circa una sessantina d'anni. E 60 anni, come abbiamo visto, non sono tantissimi. Allora, non so se riusciremo a effettivamente finire la decisione di riunire l'impero di Alessandro, perché ci sono delle province che sono davvero molto lontane per riuscire a conquistarle e dovremo prendere davvero tante altre province nel mentre e fare delle guerre abbastanza importanti con la Mauria, che non è uno scherzo. Anche... Scusami... Ah no, questa è solo occupata, non è una di quelle che dobbiamo prendere, ok. Che spavento. Quindi, visto che sarà già particolarmente difficile riuscire a prenderle tutte, vorrei cercare di prendere almeno il più possibile di quello che ci è necessario avere per questa decisione. Tra l'altro l'achievement non lo prenderemo perché, come probabilmente vi ricorderete se siete qua con me dall'inizio della partita, non abbiamo scelto la modalità Iron Man perché era appena uscito il gioco e quindi ci sembrava davvero un po' pericoloso lanciarci in una modalità in cui il salvataggio non potesse essere gestito correttamente. Infatti forse abbiamo fatto bene perché ho visto che... Scusate, se non salvato correttamente i file erano inutilizzabili, quindi forse è andata meglio così. Però, allora, visto che siamo in questa situazione, vorrei tralasciare un attimo queste due province che forse riusciremo ad ottenere con il Threaten War, perché non sono troppo lontane dal nostro attuale confine. Vorrei lanciarmi contro l'Impero Seleucide per riuscire a prendere queste due province per aprirci una strada verso Kossioi e verso la Mauria, finalmente. Vorrei almeno concludere la partita con una guerra contro la Mauria. Quindi, visto che vogliamo fare delle guerre in là, l'Impero Seleucide non è particolarmente forte in questo momento perché ha una guerra interna, tanto per cambiare, è a zero coorti, non ha manpower, mentre invece i suoi alleati, Mesopotamia Superior e Adiabene, hanno circa 50 coorti a testa. E che richiederebbe da parte nostra almeno un centinaio di migliaia di uomini, un centinaio di coorti. Ce le abbiamo, non è troppo un problema perché abbiamo comunque quasi 500 coorti, solo che sono sparse un po' dappertutto. Allora, io attualmente vorrei sì delocalizzare un po', ma non troppo, iniziare adesso a centralizzare tutte queste truppe per preparare la guerra. Ma appunto, come stavo dicendo, oltre a un centinaio di truppe che riusciamo a spostare da quelle che attualmente abbiamo già, vorrei crearne delle altre. Ho visto che lo scorso mese abbiamo guadagnato 88 sesterzi, non so quel che sono queste monete qua. Vorrei investire su un centinaio di armate nuove, anche perché il discorso è che qua abbiamo un po' di armate che vorrei tenermi tranquille qua, queste 46.000, visto che per ora ancora non sono morti i nostri rivali, hanno delle armate loro, che sono gestite da loro, e non vorrei espormi troppo, diciamo, con questa guerra. Allora, qua 28.000 in realtà possiamo spostarli in qualche modo. Qua avevo mandato le navi in là, ma direi che posso anche mandarle qua a prendere quei 28.000 uomini, che quindi faccio spostare là. Questi 15.000 in Grecia potrebbero sempre servire, se per caso ci fossero delle rivolte o che non si sa mai. Qua abbiamo questi 20.000 che ci sta. Sì, farei un centinaio di migliaia di uomini. 100.000 vuol dire avere 5 gruppi da 20, però li sto organizzando in gruppi da 20, visto che per ora come attrito è la situazione migliore. Avevamo preso in passato
Vorrei seguire più o meno la struttura che avevo nelle ultime. 5, 5, 5, 10. No, che sarebbero di più. Sarebbero 25.000 così. 5 di ogni tipo. Sì, facciamo così. 5 cavalli. Cavalli forse sono troppi, 5. Tre cavalli e sette di leggera. Sì, facciamo così. Quindi allora abbiamo bisogno di... Come pesante abbiamo bisogno di 5x5, 25. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 e 5. E di pesante dovremmo esserci. Poi, di arcieri. No, facciamo prima i cavalieri, va? Che quelli sono un pochettino più delicati da gestire. Allora, abbiamo detto 3. 3 per 5, 15. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Arcieri. 25 di nuovo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. E cosa più importante, la fanteria leggera. 7 per 5, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. E 35. Ok, abbiamo mobilitato parecchia gente. Adesso toglierei la pausa. Così riusciamo a recuperare anche un po' di manpower. Teroni, dice, sono i teroni di che sono scorned. Abbiamo un ottimo generale però. Ottimo dalla famiglia dei Teronidi, quindi direi che così ci sta. Ah, ho visto che qua potevo fare già un Threaten War e lo farei su Bithynion. Ok, ottimo. Non so se poi ci daranno a lui. E mentre invece qua possiamo fare Threaten War, no, perché non abbiamo un claim. Allora, Sardi. E in Lidia, Lidia. Lidia. Non possiamo fare Threaten War fino a novembre. Ok, Threaten War, cosa voglio? No, dobbiamo arrivare a Sardi, quindi direi... Dammi... Ah no, questa non è nostra. Tiatera. Tiatera. Ok, Tiatera è nostra, benissimo. E siamo a meno 2 da... Allora, andate qua. E poi voi... Seguite sopra. Ok, adesso ci saranno probabilmente tutte le armate giù sotto pronte, dobbiamo andare a distribuirle in modo più sensato. Dai.
Ce la si fa? Ragazzi miei. Ok. Allora, queste me le vai a sganciare. Ma non un po' più nord qua. Ok, allora adesso vediamo un attimo di organizzarci. Allora, prima se possibile delle zone con poco attrito, ecco tipo questa. Amphipolis Syria. Allora, andiamo a prendere. Questi sono acciari, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Voi andate ad Amphipolis Syria. Insieme a tre cavalieri che sono 1, 2, 3. Per Amphipolis Syria abbiamo bisogno anche di 7 fanteria leggera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che vanno a Amphipolis Syria. Ok. Poi vediamo un po'. Allora, Batnai dovrebbe andare bene. Prendiamo 2 e 3 cavalli che vanno a Batnai. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4 e il quinto qua sotto che vanno a Batnai. E 7. Beh, aspettate che facciamo muovere un po' di gente così ci si ordina un po'. Tanto qua a Creta adesso facciamo le nostre armate da 5. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Civic Advance. Ok, possiamo distribuire qualcosa in Civic? No, sono sempre le solite cose. Vabbè, facciamo, togliamo un Pirate Spawn Chance. Facciamo un Starting Experience, un Siege Ability. Dov'è? Starting experience potevamo farlo prima, che era un pochettino più sensato, ma vabbè. Ah, dobbiamo prendere 7 di questi qua sotto. Speriamo che si pulisca ancora un po'. Vabbè, prendiamo qua, da qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vada così. Si sistemano un po' e prendiamo un po' meno attrito. 1400, abbiamo 200 da recuperare. Vabbè, pian pianino ce la facciamo. Poi cos'è che abbiamo allora qua? Kyrios ci dà 0 attrito, quindi facciamo 1, 2 e 3 van là. Arcieri, arcieri. 1, 2, 3, 4, 5 arcieri. Qua. E poi 1, 2, 3, 4, 6, 7. No, non questo. 7 van qua a Kyrios. Oh, queste le fondiamo insieme. Questi anche, e li mettiamo tutti qua.
Così ci sarà poi più comodo per le navi. Ci sono dei pirati, tra l'altro, là. Abbiamo un omen. Farei di nuovo sui research points, che non è male. Dodecascoinos chiede della pelle. Vada per la pelle. Allora, qua... arcieri. Vabbè, arcieri qua li manderei... Per ora risposto là. Poi vediamo, giusto per avere tutto un po' più pulito. Allora, perché qua ne ho solo 8? Cosa manca? Ah, mancano ancora la fanteria leggera. C'è un sacco di roba che mi vogliono... che mi chiedono, adesso basta. Però ne abbiamo sistemate solo 3 province. Allora, vediamo qua se Bergia è a posto. Bergia dovrebbe essere un posto tranquillo, quindi allora 1, 2, 3. Date Bergia. Questi sono dei cavalieri. Questo abbiamo 1, 2, 3, 4. 5. 5 che mi vadano a Bergia. Oh, le mie 110 navi. Oh, ho visto dei pirati qua intorno. Ecco, andate qua a menare quei pirati. Oh, è morto il capo della famiglia Filetide. Ah, questi sono a posto allora, 15.000 e 15.000 ci siamo. Questi aspettano solo l'arrivo Allora, qua non dovrebbero prendere attito, quindi facciamo che formare là l'ultimo pezzetto. Allora, dov'è che sono gli ultimi cavalieri? Non lo so, intanto prendiamo 7, 2, 3, 4, 5, 6. 7. E li mandiamo qua. Gli altri cavalieri, boh. Questi sono degli arcieri. A1. No, arcieri. Arcieri. Fanteria, fanteria, fanteria. Ma fanteria non dovrei aver finito. Arcieri. 2, 3, 4 e 5. Questi dovrebbero essere gli ultimi. Però non mi tornano due di cavalleria. Ok, li abbiamo asfaltati. Buono. Andiate qua. Così questi li facciamo salire su a bordo. Vada. Ma come? Ci sono ancora gli altri pirati? Vai là. O sono sempre loro che non, perché non li abbiamo distrutti? Non ho letto bene effettivamente la comunicazione. La Martial Advance. Ok, aspetta un attimo. Che ho cliccato male nel mentre. Falli approdare qua sotto. Ah, qua abbiamo una corte standard e una fanteria leggera. Aspetta, spostami la fanteria leggera che non capisco. Sposta anche questa roba qua, che sono quelli che abbiamo fatto arrivare da sotto, dal meridione. Questi spostali alla rissa. Ah, questi 15.000 dovremmo essere anche a posto, no? Questi
Sono 7, 3 e 5. 7, 3, 5, 7, 3, 5. E qua la gente sta arrivando pian pianino. O qua ci manca qualcuno. No, qua ci mancano la fanteria. Ok, allora ecco spiegato dove manca la fanteria. Qua, ok, ci manca uno. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Questi vanno qua dopo questi 8.000. Però ci mi manca un cavaliere, mi sa. A meno che non sia finito qua dentro, ma non credo. No, allora, questi sono a posto, hanno sbarcato tutti. Non ci serviranno di là. Anche perché non abbiamo modo di farli arrivare, non esiste ancora il canale di Suez. Allora, qua. 5.000 van qua. Altri 5.000 van qua. Altri 5.000 van qua. Oh, mi manca un governatore. Altri 5.000 van qua. E gli ultimi 5.000 vanno qua. Allora, oh, non c'è il Marshall Advance. Vai con questo. Non è fortissimo, ma meglio di niente. Papai. No, mi sa che ci manca un tizio da 7-3-5. Manca un cavaliere. C'è un'armata da 1.000 da qualche parte? No, mi sa proprio che non l'abbiamo mai creato quello. National Tax. Ok. Non so che effetto è quello. Ok, niente. Tributary Opinion Vase. Un altro a cavallo. Vai. Ok, allora, quindi questo è a posto. Quell'altro appena si tolgono, e infatti, ehi, a posto. 3, siamo a posto. Quattro. 5, siamo a posto. Cioè, adesso con questi saremo a posto. Ok. Truppe ne abbiamo. Truppe ne abbiamo. Siamo pronti. Siamo passati 538. Cappadocia va bene, nessun problema. Scarlet Family e Gerash Tratidi. Allora, tanto adesso facciamo. Allora, qua abbiamo bisogno di gente potente. Allora, c'è un. Allora. Non è che leggiamo sbagliato, è Gerashtartid. Gerashtartid, sì, dovrebbe essere lui. Sì. Poi ne ho tantissimi qua senza generale in realtà. Metteremo un po' di gente così come filler perché. Vai con questo. Vai con questo. Vai con questo. Poi finalmente uniti andate con questo. E dovremmo avere un generale per tutte le. No. Armate principali, stavo dicendo, invece no. Vai con questo. Quinto Nauticon e terzo Nauticon. Adesso non senza nessuno. Che va bene, non è un problema.
Detto questo, allora io vi saluto per questo episodio, può essere tutto. Nel prossimo ci lanceremo contro i Seleucidi con tutte le migliaia di truppe che abbiamo fatto ora. Ciao a tutti e buona giornata.